Un tempo lo scenografo era quel membro della truppa a cui era affidato il compito di costruire o simulare qualsiasi tipo di luogo, dal porto di Marsiglia alla hall di un hotel a Casablanca. Un po' architetto, un po' designer, un po' carpentiere, un po' arredatore, lo scenografo era colui che costruiva gli spazi e gli ambienti in cui far vivere il cinema e i film. Poi, a partire grosso modo dal neorealismo e dalla Nouvelle Vague, si è diffusa l'idea che il cinema e i film dovessero essere girati in luoghi veri e quindi rifiutare l'artificio scenografico. Per cui lo scenografo è diventato un po' l'esploratore del cinema, colui che attraverso sopralluoghi doveva scovare nella realtà gli ambienti più adatti per far vivere quella determinata storia o quel determinato personaggio. Da illusionista scenotecnico, lo scenografo è diventato così un po' un tour operator o un talent scout ambientale del cinema, sempre restando però, assieme al direttore della fotografia, il primo responsabile dell'immagine. Se è vero che il cinema è l'arte di tradurre l'interiore in esteriore, allora credo che il compito principale dello scenografo sia proprio quello di tradurre in spazi, in ambienti fisici, concreti, il mondo interiore di un personaggio. In fondo è lo scenografo che determina il clima generale di un film, che ne definisce la spazialità, che connette gli interni e gli esterni. Lo scenografo è un artista demiurgo condannato a costruire degli spazi e degli ambienti che dureranno soltanto lo spazio di un ciak, il tempo di un ciak, perché il paradosso della scenografia è proprio questo: lo scenografo è un architetto che costruisce degli edifici che smentiscono tutte le caratteristiche fondamentali dell'architettura, che sono la durabilità, la stabilità, la resistenza, l'idea di durare nel tempo. Lo scenografo no. Lo scenografo sa che tutto ciò che costruisce sul set verrà distrutto alla fine delle riprese. La scuola italiana può vantare scenografi di assoluta eccellenza mondiale, come Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo, tre volte premiati con l'Oscar per film come Aviator, Sweeney Todd o Hugo Cabret, ma anche Ferdinando Scarfiotti, Bruno Cesari e Osvaldo Desideri, Oscar per la scenografia dell'Ultimo Imperatore. E ciò che li accomuna non è tanto la capacità di imitare la realtà, quanto quella di avere visioni e, secondo me, di vedere prima di tutti gli altri come sarà il mondo che ancora non c'è.